Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in questo video interattivo. Interattivo perché? Perché tratteremo una data di nascita, però in questa data di nascita si possono ritrovare tantissime persone. È una nuova modalità di video che voglio provare. La farò molto più breve rispetto a quelle che facevo prima perché andrò a prendere proprio il sunto, diciamo, le cose più importanti che riguardano appunto la data di nascita. Vediamo se questa tipologia di video vi piace. Vi ricordo che quasi tutte le sere in questo periodo un po' alternata perché ancora siamo in vacanza, però quando comincerà a tornare l'autunno e l'inverno saranno pressoché quotidiane le live dove potete fare una domanda sempre e solo con donazione libera, quanto volete e quanto potete. Non ci sono domande gratuite, ma sono sempre a vostra disposizione per il consulto privato, per il quale potete chiedermi informazioni al numero WhatsApp che trovate sotto ogni mio video, oppure attraverso, se vi fa piacere, attraverso il contatto Gmail, cioè l'email. Allora, oggi andremo a vedere, perdonate i rumori di sottofondo, ma c'è un caldo che si muore, perciò devo tenere tutto aperto, il ventilatore anche. Allora, oggi andremo a vedere qualche curiosità, qualche caratteristica sulla data 13 ottobre 1978. La vedete già dal titolo, ma io la devo ribadire anche in video. Iniziamo col dire che il numero fortunato calcolato su questa data di nascita è il 102, 102. Questo è il numero fortunato, mentre il numero di destino dove andremo a leggere tante curiosità è il numero 3. Allora, innanzitutto andiamo a vedere qual è l'arcano maggiore che corrisponde a questa data di nascita. Lo andremo a prendere in modo molto casuale, magari ci affideremo anche al numero del destino per andare a prendere la carta numero 3. È venuta fuori questa, però è venuta fuori questa e ci prendiamo questa, ed è la carta del Papa. Adesso noi andremo a vedere alcune curiosità e caratteristiche sulla data del Papa, sulla carta del Papa, soprattutto per quanto riguarda la simbologia. Allora, questo no, questi qua sì. Intanto andiamo a vedere a che numero corrisponde il Papa, ed è il numero 12, cioè la pagina. Allora, abbiamo il Papa. Il Papa corrisponde a serenità, saggezza, insegnamento, guida, rivelazione, aiuto, carriera e protezione. Allora, questo è soprattutto carriera, protezione e una persona influente, potrebbe anche essere. È una carta molto positiva. A una vostra domanda la risposta è sì. Per quanto riguarda il lavoro, si può trattare di un aiuto, di un avanzamento di carriera e di anche l'intervento a vostro favore di una persona influente. Per quanto riguarda l'amore, parliamo di serenità, una persona saggia che vi è accanto, si può parlare anche di matrimonio. E per quanto riguarda il consiglio, una persona saggia e influente vi guiderà e proteggerà. Andrà tutto bene, guida divina. Questo è il primo cenno di quello che ci vuol dire questa carta per questi nati, ok? Per i nati in questo giorno, perché è voluto uscire sola. Allora, per quanto riguarda invece altro, andremo a vedere il simbolo. Il simbolo su cui riflettere oggi sono le chiavi. Qui ci sono le chiavi, ve la metto così, così la potete anche vedere. Sono le chiavi, sono il simbolo del potere che il conformismo e la tradizione hanno su questa terra, in cui convivono spirituale e terreno. Saper fare da intermediario con saggezza e fiducia può aprire molte porte. E poi abbiamo un altro simbolo, le due colonne. Nel dover conciliare gli opposti bisogna sempre agire con fermezza e saggezza, senza lasciare imbrigliare in una delle due fazioni. Occorre la maturità conciliatrice di chi può permettersi di prendere le distanze e osservare l'arena
l'arena dell'esistenza con sorridente saggezza. E poi il simbolo è un altro, è lo scettro. Grazie alla capacità di discernimento si può trovare quell'equilibrio risoluto per poter tenere in mano lo scettro della propria esistenza. Queste sono due chicche che riguardano appunto questa carta. Adesso andiamo a vedere nello specifico con il numero di destino. Allora, andiamo a vedere il numero di destino 3, che cosa ci vuol dire per queste persone. Allora, il numero 3 rappresenta il principio della crescita, quindi la creatività, l'espressione, lo sviluppo dell'intelligenza attiva, la capacità di usare il sapere acquisito e di creare modi di comunicare. La sua energia feconda, giovanile ed entusiasta nasce dalla combinazione della forza innovatrice dell'uno con quella di nutrimento e sviluppo del due. Indica che è presente una sintesi, che sono in azione l'immaginazione e un potente flusso di energia. Il 3 è ottimista e ama divertirsi e si dà da fare per migliorare e abbellire tutto ciò che lo circonda. La sua energia è vitale, giovane ed entusiasta. Il ciclo di vita del 3 dà la possibilità di esternare il potenziale interiore. Le persone caratterizzate dal 3 sono allegre, amano il dialogo e cercano di fare partecipare gli altri al loro mondo, coinvolgendoli e comunicando le proprie idee. Sono individui estremamente socievoli, amichevoli, acuti nel pensare e ragionare e dotati di uno spiccato senso dell'umorismo. Sono attratti dal piacere della vita, dal lusso, dal divertimento. A volte vengono giudicati superficiali, ma sono generosi e molto amati e generalmente ricercati per la loro compagnia. Gli attributi: comunicativo, socievole, espressivo, gioioso, creativo, versatile, disinvolto, amichevole, spiritoso, ottimista, energetico. Le doti sono entusiasmo, immaginazione e versatilità. Le sfide: tendenza all'esagerazione, mancanza di direzione, incompletezza, ipersensibilità alle critiche, pigrizia, scopo personale, godersi la vita, rimanere giovane, giocare, paure, perdita della giovinezza, limitazioni, noia. Ha successo come motivatore, allenatore, scrittore, musicista, artista, genitore, venditore, creativo e comunicatore. Adesso andiamo a vedere quali sono i punti di forza e i punti deboli di questo numero, ok? Del nostro numero 3. Allora, andiamo a vedere il nostro numero 3, eccolo qua. Allora, i punti di forza sono il loro senso della vita. Il senso della vita di queste persone è sfruttare in modo positivo la loro profonda sensibilità emozionale e imparare a esprimersi in modo del tutto sincero, prima di tutto con se stessi e successivamente con gli altri. Solo così possono guarire la loro profonda ipersensibilità e la tendenza a dubitare di se stessi. I punti di forza sono originalità, comunicazione attraverso il cuore, flessibilità, previsione, collegamento del pensiero, predisposizione al lavoro in team, spontaneità, charme, senso dell'umorismo, generosità, compassione, senso della realtà. I punti su cui riflettere sono orgoglio, tendenza alla manipolazione, atteggiamento critico, pigrizia, chiusura, impulsività, speculazione, perfezionismo, eccessiva autocritica, prepotenza, atteggiamento di difesa, arroganza, pensiero distruttivo. I talenti di queste persone sono la creatività di queste persone si può esprimere dal canto, nel disegno o nella recitazione. Possono realizzarsi attraverso la parola scritta o parlata. Possono essere quindi bravissimi giornalisti, scrittori, insegnanti, consulenti. Di solito la loro espressione inizia davanti a una persona o a piccoli gruppi. Quando però acquisiscono maggiore padronanza della materia e fiducia in se stessi, hanno assolutamente bisogno di un pubblico anche numeroso per stare bene. Ok, adesso andiamo a vedere che cosa ci dicono gli oracoli per queste persone. Vediamo che cosa ci dicono i miei oracoli per queste persone. Vediamo un po'. Vediamo per queste persone nate il 13 ottobre del 78, che cosa ci vogliono dire?
Ok. Allora, rischio, allontanamento e controllo. Allora, il rischio di queste persone consiste nell'allontanarsi da ciò che più a loro piace, perché quando loro non riescono ad avere un giusto controllo in base al loro modo di fare, quando non riescono ad avere un giusto controllo della situazione, quando la situazione gli sta per sfuggire di mano, ecco che tendono ad allontanarsi perché pensano di rischiare un qualche cosa. Vediamo ancora. Possibilità, equilibrio e ritorno. Però nel momento in cui loro si allontanano e riescono a capire che non è tutto controllabile, non tutto si può controllare, non tutto può essere nelle loro mani, ecco che c'è una possibilità di ritrovare l'equilibrio e di ritornare appunto a essere più equilibrati. Vediamo ancora libertà, segreti e lacrime. Il loro punto debole qual è? Il loro punto debole è appunto quello che in segreto loro hanno la forte paura di perdere la libertà e appunto di soffrire libertà in qualsiasi senso e in qualsiasi situazione. E adesso per finire abbiamo il consiglio delle mie carte. Vediamo un po' che cosa ci dicono le carte per quanto riguarda il consiglio. Nel momento in cui vedrete il video è sempre valido. Allora, nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità, perciò non abbiate paura nel momento in cui un qualcosa diventa difficile, perché è appunto in quel momento che trovate l'opportunità di risolvere un po' il tutto. Allora, questo è il primo video di questa piccola serie, di questa piccola, diciamo rubrica che vorrei tenere sul canale, spero vi piaccia. Mi raccomando, fatemelo sapere o tramite commento o tramite i like se questa tipologia di video fatta in questo modo è un pochettino più stretta, un pochettino più spiccia, vi può piacere. Aspetto la vostra risposta per continuare, diciamo, su questa strada. Sono dei piccoli elementi che però vi possono aiutare anche a modificare, apprezzare oppure delineare quello che è un percorso di vita. Io con questo vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.